L'esoterismo nazista, assieme a tutto il bagaglio di simboli, di riti, di credenze che lo hanno caratterizzato, nasce da una serie di romanzi, miti e leggende, ma anche da alcuni personaggi, piuttosto pittoreschi e apparentemente innocui, che operarono tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Uno di loro fu Felix Niedner, che fondò nel 1910 la Società di Thule, a cui appartennero quasi tutte le personaggi che ispirarono la visione esoterica di Hitler. Il nome di questa società si richiamava la leggenda di Atlantide, una leggenda di cui parla Platone nel Timeo e nel Crizia, secondo la quale esisteva in tempi molto lontani un continente poi scomparso, inghiottito dalle acque dopo un cataclisma, in cui fioriva una società molto evoluta.